Buonasera a tutti e bentornati al canale B-World 2.3. Che cosa parleremo qui? Parleremo del 19° episodio di Piante contro Zombie 2. E nel recente episodio abbiamo sbloccato la nuova epoca, Secoli Bui. Invece qui che cosa andremo a fare? Beh, non lo so. Probabilmente la solita cosa che andremo a sbloccare nuove piante, eccetera. Va bene. Comunque, io vi auguro una buona visione. Eccoci qui, ragazzi, nel 19° episodio di Piante contro Zombie 2. Allora. Nel recente episodio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sbloccato i secoli bui, il Medioevo più che altro. Avventura. Scusate ragazzi, ho dovuto rispondere a un messaggio. Allora. Abbiamo analizzato che sono 20, giusto? Quindi è semplice. Facciamo 10 in questo episodio. Se riusciamo a farlo velocemente, sempre. Ehi, chi ha abbassato le luci? Ragazzi, se qua fa buio dovremmo utilizzare i funghi. Nessuno tende. Siamo solo arrivati nei secoli bui. Che atmosfera cupa. Hai ragione, secondo le mie ricerche un'epidemia ha distrutto quest'epoca. È come se non bastasse, il sole non cade più dal cielo. Ci serve qualcuno che rallegri l'ambiente. Ho trovato, abbiamo bisogno del buon porcini. Non solo sanno come farti tornare il sorriso, ma producono ancora più soldi quando crescono. Sono dei tipi in gamba, dotati di grande talento. I funghi dove sono? Non ce ne sono, non ne ho nemmeno uno. Cioè, è veramente ridicolo. Aspetta. Andiamo. Ah, praticamente è qua il fungo. E purtroppo vediamo, aspetta. Mi pare piuttosto difficile, ragazzi. Ma me lo dai questo dannato sole? Che stupido. Ragazzi, non dirmi che ho combinato un bel disastro. Già si vede il risultato. Oh mamma. Ragazzi.
Ho abbastanza soli adesso. La cosa è abbastanza rischiosa, diciamo, eh. I funghi sono belli grossi. Abbiamo vinto. Benissimo. Però, ragazzi, è stato un rischio, eh. Ci è andata bene, ma è stato un rischio. Sapete il motivo? Un rischio propriamente. Perché per prendere qua tutto il tempo non è che sono come i girasoli, sono un'altra cosa i funghi. E poi sono più lenti nel rigenerarsi. Ha nessuna pubblicità? Va bene. Aspettate un attimo. Bene ragazzi, abbiamo un fungo. Può darci una mano, eh?
Avanti. Ci è voluto tanto per organizzare. Addirittura gli zombie mi ricompensano con i soldi. Bella questa cosa. E abbiamo finito. Bello, non male. Pare che sia semplice, va. Però già siamo al giorno 2. Beh, più che altro notte 2. Ora c'è notte 3. Spero che siamo noi a piazzare le piante. Purtroppo no. D'accordo, possiamo andare. È troppo lontano, raga.
Ho vinto! Abbiamo vinto, incredibile! Ora abbiamo fatto la quarta notte. Quindi ora dovremmo piazzare le piante da soli. Secondo i dati, i secoli bui furono un'epoca declino intellettuale e confusione morale. Forse è il momento giusto per ricorrere ai poteri persuasivi del libro fungo. Buona idea, Penny. Metteremo i secoli bui sotto sopra. Schiera questo funghetto e gli zombie non sapranno cosa mangeranno. Quando capiranno di aver morso i compagni zombie, la loro mente esploderà. Bene, quello che volevo, raga. Questo volevo. Piazzare le piante così a caso. L'ipnofungo, questo qua è meraviglioso, vi ricordate? Al momento non lo tiro fuori. Si stanno mangiando fra di loro. Di più sarebbero gli zombie con il secchiello in testa da ipnotizzare.
E l'ipnofungo fa il caso nostro. Sono morti tutti quanti. E passiamo alla notte 5. Questo è ottimo, raga. Lo ricordate in Biante contro Zombie 1? Il primo. Quando eravamo di notte usavamo questo super fungo, eh? Ho paura che i vapori dei secoli bui possano creare un'intossicazione alimentare. Utente Dave, i vapori non sono considerati dei veri alimenti. Ci farebbero comodo i fun porcini. I loro vapori sì che sono veri ed estremamente efficaci per distruggere gli zombie. Fantastico, ora saranno gli zombie a essere intossicati da vapori. C'è lo zombie allerchino! Andiamo, ragazzi. L'allerchino. Avanti, ti faccio passare la voglia di fare lo spiritoso. Ragazzi, mi sa che
Ci vuole un qualcosa di enorme. Eccolo. Svegliamolo. Ora vi faccio passare io la fantasia. Avanti. Stupidi zombie all'erchino. No, ce ne sono altri. E ora che faccio? Avanti. Razza di idioti. Li abbiamo eliminati tutti quanti. È stato un giochetto, va. Facile. Prepara le tue difese e sconfiggi gli zombie. Andiamo. Dobbiamo preparare le nostre difese. Così. Aspetta un attimo. Ok, dai, andiamo. Ottimo lavoro. Devo eliminare solo questi pagliacci con l'insecchio.
Sì, ce la stiamo cavando abbastanza bene, dai. Le ciliegie che scoppiano le utilizziamo per gli allerchini, perché sapete, posso velocizzare le cose, lo sapevo. Ok, ora rallento. Ancora non è finita qua. Occhio. Ti sento. No, non c'è nessun allerchino. Va bene. E questo che caspita sarebbe? Ma produrrebbe i soli, ma non mi interessa, quello io voglio, chiaro? Continuiamo finché possiamo. Andiamo. No, vabbè, va, piazzo i funghi quelli là. A sto punto. Non è che posso resistere tutto sto tempo così. Benissimo. Thank you.
bella esplosione, Wow! Avete visto? Aumentiamo la velocità. Ottimo lavoro. Nottata ottava. Ottava nottata. Siamo giunti. Sopra con le piante a disposizione. Va bene. Acceleriamo un po'.
Queste sono piante a disposizione. La pignatta abbiamo ottenuto, ragazzi. Calamifungo. Fun porcino. Siamo alla nona notte. Continuiamo. Attenzione, rilevato delle brocche contenenti dei composti chimici nocivi. Me lo puoi tradurre in debaziano? Sul prato ci sono delle pozioni malefiche. Pozioni malefiche medievali sono le più pericolose che ci siano. Sono doppiamente dannose. Mentre malefiche... Non ho capito che è sta cosa. Ma andiamo. Cosa sono quelle piante malefiche? Certamente, ora ho capito. Sono apposta. Più grossi! No, vabbè! Dei giganti! Qua che servono quelle pozioni? Oh, mamma! Chi è il prossimo? Ma guarda quell'allerchino! Immaginavo che c'era. Certamente non poteva mancare l'allerchino. Zombie allerchino con precisione. Ok, ora difendiamoci bene, basta giocare. Avanti, brutto allerchino. No, altri allerchini.
con il muro posso difendermi praticamente. Oh oh, l'ho combinata grossa, raga! L'ho combinata grossa! Certo che sì! Raga, mi posso salvare solo con la ciliegina, E anche qua è un rischio, raga. Un rischio grande. E va bene ragazzi, vediamo cosa dice qui a riguardo. Utente Dave, abbiamo trovato una carta pecora. Adoro le pecore, sono degli animali così soffici e simpatici. Non è un animale, è un pezzo di pergamena contenendo un messaggio. Acipic è un'email dei secoli bui, che forza. Che dite, lo facciamo la notte? I miei ossequi, signor, non tanto nobile. Se mi permesso darò un'opinione medica sul tuo conto. Direi che il tuo umorismo è tutto fuori saldo. Se mi è permesso continuare, suggerirei di rimuovere il tuo cervello per correggere il tuo malanno. E mai più arrivederci, professor Edgar Zombotron. Ehi, preferisco tenermi il mio umorismo e il mio cervello. Dopotutto sono pazzo. No. Un gigantesco attacco, dai, ce la possiamo fare, raga. Dopotutto... Si tratta di una cosa semplice e banale,
gli arlecchini. Con il muro di noce riesco a difendermi da loro. Aumentiamo la tentazione. Allora, oh mamma mia, c'è l'orco zombie boia. Troppo semplice, eh? Però peccato che sia durato un'ora, tutto questo tempo. E vabbè ragazzi, vuol dire che me lo farò per conto mio. Comunque, altre 10 e avremmo fatto i secoli bui. Ma questo chiaramente lo vedrete in un prossimo episodio, Comunque, direi che possiamo concludere il video qui. Che dite? Beh ragazzi, spero tanto che questo video bende di Piante contro Zombie 2
Il 19° episodio. In quest'epoca mi tocca di utilizzare i funghi notturni. Vi sia piaciuto? Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, e un bel like. E noi ci vedremo alla prossima. Ciao!